Grazie, buonasera. Sono assai lieto di essere qui a parlare di questo libro che è un ottimo libro, è un libro serio, importante, come non se ne fanno più tanti, e è un libro le cui tesi fondamentali mi trovano sostanzialmente d'accordo. Questo è un libro che presenta un Marx continuista per molti versi, continuista rispetto a Hegel. Continuista in se stesso, cioè non ci sono le terribili cesure che qualcuno ha visto nella evoluzione intellettuale di Marx, continuista perfino con una discreta parte della riflessione del marxismo occidentale, perché di questo si tratta, nella prima metà del Novecento. E soprattutto mi trova consentendo nella tesi di fondo che c'è e che anima probabilmente anche in senso di motivazione, la stesura di questo libro. Beh, che è questa? Quella di Marx è quella di Hegel. Non sono narrazioni. E questo è il punto di tutti i punti. Ovvero sono presumibilmente l'ultima pretesa nell'ambito della filosofia, una pretesa analoga ce l'ha la scienza della natura, l'ultima pretesa nell'ambito della filosofia di pensare l'andare di pari passo del pensiero e della cosa. Questo andare di pari passo del pensiero e della cosa è il leitmotiv della filosofia occidentale, no? Cioè, il mondo è pensato. E ci importa pensarlo, che il soggetto può pensare l'oggetto. Qui c'è l'ultima voce di questo impulso, e aveva ragione il giovane Foucault quando diceva Marx non ha prodotto una frattura totale rispetto a ciò che aveva preceduto, perché almeno questo impulso c'è. Naturalmente non è più il soggetto che pensa l'oggetto, ma è il formarsi del soggetto-oggetto. Ovviamente, siamo in un contesto dialettico. Non di meno, l'idea che questa non è una narrazione è l'idea forte che c'era dentro la testa di Hegel e dentro la testa di Marx. Detto in un altro modo, la totalità esiste, non è una grammatica né una sintassi, è la realtà. Esiste un pensiero capace di pensarla in modo non arbitrario. Non arbitrario, cioè non è che una narrazione ne vale un'altra. Detto ancora in un altro modo, non tutto è possibile. Il reale è razionale solo nella misura in cui quel reale è anche necessario. È il pensiero che pensa quella realtà razionale, lo pensa come tale solo perché ne vede la necessità, anzi, ne fa emergere la necessità. La coscienza produce il mondo, certo che sì. La verità è quella. Ma questa produzione non è un segno. Non è un segno. La differenza che c'è fra Debord e Baudrillard è questa. Cioè che uno dice, bene, tutti e due dicono a questo mondo non vi è che immagine e rappresentazione. Ma uno dice questo e basta. L'altro dice perché c'è questo. Perché l'immagine è prodotta dalla potenza della merce. Questo Baudrillard non porterebbe assolutamente niente. Guardate, questa è la più grande posta in gioco della storia della filosofia. Dopo la vera cesura non viene con Marx, la cesura viene con Nietzsche. Marx è uno che chiude un'epoca. È Nietzsche che dice che tutto è possibile. È Nietzsche che scardina il teorema della pensabilità, perché in realtà la questione non è più pensare il reale, ma si vede nel pensare un atto di puro dominio. È sempre stato così e sarà sempre così. A questo punto il pensare non è più essenziale. Qui invece siamo davanti all'ultima
potenza del pensare che attraverso la produzione del pensiero scopre che il soggetto produce se stesso e produce anche la realtà, come dire, storico-fattuale. Da qui ciò a cui il marxismo non può rinunciare, una filosofia della storia. Non puoi dire, io sto dentro la dialettica e puoi dire, boh, la filosofia della storia è un rottame, lo butto via. Puoi. Io l'unica correzione che farei a questo libro è che secondo me, allora, Marx sicuramente si impegna in vari luoghi a fare, a tracciare delle coordinate, chiamiamole transepocali. Sicuramente, cioè, si trovano, ci sono. Quello che io dico è che non c'è bisogno di questo. Quello che Marx in realtà, di cui ha assoluto bisogno, è una filosofia della storia moderna, cioè la filosofia della storia del capitale. Cioè l'idea che il capitale nasce, si sviluppa in un certo modo e deve produrre il soggetto e le catastrofi che lo porteranno a una trasformazione radicale. Non c'è bisogno di prendere per buona quello che Marx sicuramente ha scritto, cioè che lui ha scoperto la legge fondamentale della storia come storia della produzione economica e del conflitto di classi in ogni forma di produzione economica e del passaggio di una formazione socio-economica ad un'altra attraverso la catastrofe. Questo, secondo me, è la parte caduca, è il tributo pagato al positivismo ottocentesco, è il tributo pagato allo spirito di sistema, che c'è come, altro che no, c'è come, e ha pure ragione a mettercelo lo spirito di sistema, perché quando si dice dialettica non è una narrazione, è come dire il sistema è nella cosa. La cosa è il sistema, la cosa con la C maiuscola, cioè il capitale, la società nel suo muoversi. Vedrete, beh, è ovvio tutto ciò. Per me sì, che ho tutti gli anni che ho e che mi sono formato quando tutto ciò era un discorso abbastanza comune. Ecco, la cosa incredibile, impressionante, è che tutto ciò è scandalo e follia, stoltezza, barbarie, per le orecchie e per i cervelli del 99% degli intellettuali di ogni razza e credo e specialità accademica. Qualche esempio. Io mi sono fatto 5 anni di Parlamento, lui è stato meno fortunato o più fortunato, ne ha fatto un po' meno, sulla base del principio ovvio per chi pensa dentro questo modo di pensare che far filosofia e far politica è praticamente la stessa cosa. Bene, io non ho mai sentito la parola capitale pronunciata da alcun esponente di alcuna forza politica dall'estrema destra all'estrema sinistra. Mai, e non le ho mai sentite pronunciare, nemmeno in un contesto di discussione politica legata a questo o quel partito. Mai. Mi dite, beh, perché sei così attaccato alla parola capitale? Ma per niente, voglio dire, la parola capitale significa soltanto che hai capito che c'è un sistema e che le cose non si danno in modo analitico, ma si danno in modo analitico, certamente, ma perché c'è una logica e che questa logica è comprensibile. Un altro test. Andate voi a dire la parola neoliberismo davanti a un economista neoliberista. Ne nega l'esistenza. Esiste una sola realtà, che è quella che c'è qui, che non ha passato, è puro presente, si manifesta in vari modi, che se il mondo fosse come dovrebbe essere, sarebbero tutti sotto controllo del nostro sapere analitico. Poi purtroppo ci sono i sindacalisti, i politici, chi volete voi, disturbatori che producono
rumore. E questo rende le cose difficili. Voi capite la potenza? Non sto dicendo che tutto ciò è un meno, tutto ciò è un più. Cioè, la potenza che si acquisisce quando si rinuncia alla dialettica. Perché davvero puoi pensare che tutto è possibile. E lo puoi pure fare. Chi si mette dentro questa strada, si mette dentro una strada che di solito viene criticata come la strada della infinita superbia dell'io, che pensa di poter dominare il corso della storia e cambiare la realtà in umanità. In realtà questa è una strada di grande umiltà, questa è la strada della fatica. Certo che puoi cambiare il mondo, certo, facendo l'immane fatica di pensarlo in tutte le sue determinazioni, in tutte le sue contraddizioni, l'immane fatica di esporre il soggetto pensante a tutte le contraddizioni, fino a quella suprema che è la sua scomparsa. Cioè, Luca ci diceva queste cose, poi le avrà anche ritirate dicendo che non sapeva quel che diceva, invece lo sapeva benissimo. Questa è una filosofia dell'assoluta umiltà. Questo nasce dalla mia lettura giovanilissima di Adorno, che appunto parlava di Hegel come di un filosofo dimesso e sommesso, che non... mentre invece i filosofi della potenza, del grande gesto, sono quelli che buttano via la dialettica. Dicono, tutto si può fare, volontà di potenza, decisione. E lì c'è la ibris. Noi dialettici, io mi ci metto perché ho studiato tutta la vita quasi solo dei pensatori non dialettici, perché c'è una ricchezza enorme, se sia ben chiaro, ma noi dialettici siamo delle formichine, che vogliamo portare pesi più grossi di noi in lunghissimi tragitti, con la pretesa che sia la fine. Alla fine ci arriviamo a costruire la società regolata, il formicaio dove nessuno comanda. Allora, noi oggi siamo all'interno di un universo che produce un esso storico, che produce se stesso rinunciando alla storia, che non a caso è la materia scolastica più negletta e che è meno tutelata dalle corporazioni del potere. Non ne vogliono sentire parlare, la storia non esiste, non deve esistere. Siamo in un universo che vuole essere privo di storia, eterno per esempio, che nega la possibilità di essere compreso come un tutto. Si presenta come un tutto ai nostri occhi, ma si propone come un infinito gioco di specchi in cui l'infantile soggetto ridotto a infante, cioè che non parla, si specchia ora in questo, ora in quello, ora in quell'altro specchio, e così vive una bella vita a frammenti, e se è fortunato se ne appaga, se è sfortunato peggio per lui. Allora voi dite, ma perché sono diventati così malvagi? Perché il mondo è così malvagio? Perché? Perché noi non sappiamo se siamo nel momento in cui, questo proprio non lo sappiamo, nel momento in cui la dialettica tace per sempre, o semplicemente in una fase costruita in questo modo. Insomma, la scommessa del presente è: le contraddizioni non sono produttive, ve le tenete e ci restate sotto. La scommessa del pensiero dialettico è: le contraddizioni cambiano, producono cambiamento, purché ci sia un soggetto che abbia voglia di interpretare. Da cui la
enorme fatica che il nostro sistema presenta nell'accogliere momenti in cui le persone insieme ragionano e parlano. E la grandiosa invenzione di Internet come invenzione di separazione e di immediatezza. Grandiosa. Noi non sappiamo se la dialettica è stata il sogno di una cosa. Proprio non abbiamo gli strumenti. In questo momento, certamente, il pensiero dialettico è minoritario nell'Accademia, in modo straziante, cioè si vanno perdendo pezzi di sapere anche tecnicamente indispensabili per fare il nostro mestiere, non solo è minoritario nell'Accademia, ma pare non essere più in grado di afferrare la cosa che, sia pure a piccoli morsi di tante formiche, era esattamente ciò che voleva fare e che dava per scontato si potesse fare. Ci vuole pazienza, tanto dello studio accanito. Pensiamo che l'ultimo grande pensatore dialettico italiano ha avuto obbligatoriamente pazienza perché l'avevo chiuso in galera. E invece di disperarsi, c'è anche disperato, ma insomma, quando non era disperato, pensava. E quel pensiero è servito a qualche cosa. Ora, nessuno di noi è chiuso in quel tipo di galera. Siamo chiusi, forse, in un altro tipo di galera. Ma in un'altra gabbia d'acciaio. L'idea che si possa andare avanti soltanto per colpi, eventi, decisioni che hanno come obiettivo che la contraddizione resta. Non è produttiva, è soltanto spostata. Oppure che abbiamo una capacità di riprenderci in mano il nostro destino, sostanzialmente è questo. Questa idea è la grande protagonista dell'interrogativo radicale di chi fa filosofia oggi. All'interrogativo, evidentemente, Alberto Buccio dà una certa risposta. Io non riesco a non darla anch'io in quel senso, cioè l'idea di vivere in un universo fatto solo di decisioni, con tutto il fascino che ha la decisione, vuol dire vivere in un universo dove non capisci più, dove non c'è più niente da capire, dove a priori non c'è più niente da capire. Non solo, ma vuol dire vivere in un universo che porta dentro di sé contraddizioni potentissime, enormi, che vengono definite come errori di qualche algoritmo. Se sì, è vero, abbiamo impoverito le società invece che arricchirle, sì, perché il coefficiente di valutazione era, quello vero era 2,5, noi invece avevamo messo dentro la macchinetta 1,6, di questo ha scassato tutto, scusate. Oppure la contraddizione è, dice, fa parte della natura umana, ma cosa vuoi? La felicità per tutti, accontentati di quel che passa il convento e pensa come si stava male prima. Oppure, ma quale contraddizione? Va tutto benissimo. Potete scegliere, questa è la gamma delle risposte che sono sul tappeto, le risposte politiche che sono sul tappeto. Allora, va tutto benissimo, se non ci fossimo sbagliati sarebbe andato tutto benissimo, non è vero che va tutto benissimo, ma cosa vuoi dalla vita? Il pensiero è un pensiero che vuole, come la sua modestia, nella sua umiltà, vuole infinitamente di più. Vuole infinitamente di più. Non vuole la luna, che è un modo di dire che mi ha sempre fatto venire i nervi, perché in realtà è tutto dentro all'idea
che basti la volontà, quando invece qui si parla di produrre. Qui non c'è del volontarismo, qui c'è del sapere, che è un saper se stessi, un saper produrre, un saper produrre se stessi. Qui c'è un pensiero che vuole molto di più ed è molto più umile, è un sapere molto più... una via crucis. Certo, c'è una trascrizione filosofica della teologia e c'è pure l'idea della salvezza finale. La filologia dello spirito finisce così. Ora Marx, che è sostanzialmente estraneo alla teologia politica, anzi, ho visto con grande piacere la grande importanza che Burgio dà alla questione ebraica, che è anche secondo me praticamente il testo più importante del cosiddetto Giovane Marx, dove si confronta con la struttura profonda della modernità, che è la teologia politica. La scopre, spiazza con un colpo davvero di grande intelligenza, spiazza tutta la disputa destra-sinistra hegeliana, la spiazza, dice, siete soltanto due versioni, una più attardata e l'altra un pochino più moderna, di un unico grande problema che è quello che non vedete, cioè il problema della duplicazione del mondo. La duplicazione, che è il problema, che sarà poi il problema anche di Nietzsche, non la risolvi spaccando uno dei due elementi. Questo è il punto. Per cui anche in Marx c'è l'idea che alla fine c'è una conciliazione, si chiama comunismo. Non c'è l'inconciliato, c'è il conciliato. Poi, il vero problema è che questa filosofia è esposta alla storia, proprio ce l'ha dentro di sé. Ecco, e sotto il profilo storico, coloro i quali si facevano in un qualche modo riferimento a questo testo, a questo, trasformandolo in narrazione, ovvero in ideologia, hanno perduto e basta. Non dico guardate l'URSS, dico guardate l'Italia. E per una filosofia di questo tipo, quel tipo di sconfitta è un problema, tranne che tu non riesca a dire te stesso che poi è quello che sta dietro l'attuale timida ripresa degli studi su Marx, che dopo tutto quell'affermazione di filiazione rispetto al pensiero di Marx era spuria o comunque era una delle possibili interpretazioni del lascito marxiano, una delle possibili, per di più avvenuta in contesti molto difficili e assai diversi da quelli che erano previsti e che erano stati analizzati da Marx stesso. Il risultato è che si può ancora leggere Marx, proprio con la potenza critica che c'è dentro e che dal libro viene fuori benissimo, la potenza critica che vuol dire il non, lo spirito di contraddizione reso sistema, lo spirito di contraddizione reso sistema, non perché è un gioco nella tua testa, ma perché lo vedi il sistema, c'è una potenza critica, non è stata consumata dai marxismi che sono andati al potere, che è di solito quello che i più attenti alle proteste ti dicono, ma insomma va bene, tu sei pieno di buoni sentimenti, ami l'umanità, però hai visto come è andata a finire. Allora, non si tratta di amare l'umanità, Marx non è un umanitario, si tratta di avere un'alta concezione dell'umanità in quella umiltà. Alta concezione vuol dire non è possibile che l'umanità viva senza sapere quello che fa. E per sapere quello che fa, deve scavare. Scavare. Una grande immagine del suo amatissimo Shakespeare. Siamo in fase di scavo. Non è ancora rispuntata. Qualcuno aveva detto che era spuntata nel 1917. Diciamo che lì è spuntata una volta. Se guardate intorno,
ha prodotto qualche cosa, ma poi e continua a scavare. Continua a scavare. Questa è la domanda. Per saperlo, ci sono due cose, studio e prassi e politica. Studio, e allora bisogna leggere questo libro e i libri come questo. A politica c'è anche il caso che per qualche anno sia meglio astenersene, perché non è. È chiaro che questo pensiero non te lo puoi tenere in tasca. Non è pensiero consolatorio, non serve per star bene. Però non è detto che tu debba, che tu non sia in grado di accorgerti che oggi, come si dice, le condizioni oggettive non ti consentono di essere efficace. E che forse la lotta politica più accesa e più grande che puoi porre in essere oggi è quella di continuare a studiare e di continuare a opporre al positivismo decisionistico sgangherato e imperante il fatto che si può pensare diversamente. Si può pensare diversamente. Voi siete, molti di voi sono giovani, siete giovani, non siete ancora inseriti in contesti in cui sentite il peso, di solito l'università si è liberi, sentite il peso della coercizione sistemica, nessuno piglia una pistola e te la punta, no. Coercizione sistemica. Del fatto che ti senti un omino giallo nella barzelletta blu pesa, ecco. Avere la forza di, come si dice, non importa, continuiamo, e qui cito il mio amatissimo Max Weber, che con Max non c'entra niente, però aveva, come dire, grinta. Ecco, non importa, continuiamo, e anche studiare i libri importanti come questo. Io potrei dire che ho una riserva sul fatto che Burgio ha messo Schmitt nella rivoluzione conservatrice, invece non è vero. Posso dire che secondo me lui pensa troppo male di Adorno, che invece secondo me non è vero. Oppure che pensa troppo bene di Annari. Però voglio dire, questa è roba da filosofi così, accademici. La sostanza di questo libro non accademica, la sostanza non accademica è la filosofia è una cosa seria, non è una narrazione. L'hanno detto Hegel e Marx, non è vero che Marx è appunto è parricida, non è vero. Se c'è uno spettro che gira è quello di Hegel, che non cessa mai di aleggiare. E che cosa c'è di male? Che Hegel fosse rivoluzionario, anche questo mi ha molto divertito, che Hegel fosse rivoluzionario, l'avevano capito benissimo quelli di destra, che di solito sono più intelligenti di quelli di sinistra. Adesso subito, no? Questo qui magari insegna che la realtà cambia, che non è solida. Come si permette? Insegna che c'è il movimento e che il soggetto si forma nel movimento e che il soggetto in questo modo trasforma la realtà come vuole. È matto. È il principio monarchico della filosofia. E il buon tempo antico e il dominio doveva finire. La destra aveva capito, a un certo punto Federico Guglielmo IV chiude la facoltà di filosofia di Berlino, così quel covo di dragoni che è l'hegelismo viene chiuso. Era quelli sciviti che dicevano no, tu sei troppo reazionario, tu ti vuoi conciliare con l'esistente, tu sei ancora teologo. Erano quelli sinistra che dicevano così. Poi, per fortuna, è arrivato Marx e ha detto non capite niente, state zitti. Lui capiva, voi no. Poi io posso dire che capisco un centimetro più di Hegel, voi assolutamente no. E questo mi ha sempre reso Marx assolutamente simpatico. Vi ringrazio per l'attenzione.